Nel primo meeting l'anno scorso Alleanza, che è la rete degli istituti oncologici italiani, si era data un obiettivo molto ambizioso e a distanza di un anno stiamo facendo il punto del lavoro svolto. L'obiettivo era quello, ed è, rimane, di consentire che tutti i pazienti oncologici italiani possano essere studiati per il loro genoma, in maniera tale da poter identificare le terapie giuste. Come molti, forse anche il pubblico sa, la medicina sta cambiando radicalmente. Siamo passati da terapie dei tumori aspecifiche a terapie altamente specifiche, direzionate verso le alterazioni del DNA che sono la causa del tumore per ciascun paziente. È quindi intuitivo che se vogliamo trattare adeguatamente un paziente dobbiamo studiare il suo DNA. Questo è in poche parole l'obiettivo che ci eravamo dati un anno fa. Siamo qui appunto per fare il punto. Siamo molto contenti perché in questo anno si è lavorato molto, si sono messi a punto in 21 ospedali di ricerca italiana, gli RCCS, che si occupano di oncologia. Sono state messe a punto le tecnologie per poter realizzare questi screening, li chiamiamo screening genomici, dei nostri pazienti. E il primo risultato tangibile è che nelle prossime settimane partirà il primo screening nazionale per i pazienti con tumore del polmone. Nel caso del tumore del polmone, infatti, esistono alcune opportunità terapeutiche nuove che stanno un po' cambiando la storia di questa malattia, che sono legate all'identificazione di alterazioni del DNA. Quindi questo è il primo risultato, un anno di lavoro intenso, c'è molto entusiasmo, c'è molto spirito di collaborazione, si è riusciti a mettere a punto tutto quello che serviva per partire subito per il primo screening nazionale e a questo ne seguiranno altri. Chiaramente le cose stanno andando molto velocemente, non solo da parte nostra, ma soprattutto nel mondo scientifico. Sono anni in cui le novità sono altissime, sono tantissime e c'è un'accelerazione nelle scoperte scientifiche nel campo della cura. Quindi non è stato solo un anno di preparazione per questo screening che parte, ma è stato anche un anno nel quale abbiamo cominciato a pensare alla fase successiva e per esempio abbiamo messo a punto un secondo approccio tecnologico che consente questa analisi non solo nel tumore del polmone, ma in tutti i tumori. E simultaneamente anche l'analisi dei geni che determinano il rischio genetico di sviluppare un tumore. Voi sapete, noi tutti sappiamo che alcuni tumori sono ereditari, sfortunatamente. Quindi abbiamo messo a punto un secondo approccio tecnologico che consente in ogni paziente di definire se quel tumore era ereditario, in maniera tale poi da studiare i familiari per poter identificare altri membri della famiglia che corrono il medesimo rischio e poter iniziare delle terapie, dei percorsi di prevenzione naturalmente o di diagnosi precoce. Quindi in buona sostanza, un anno fa è partita l'idea di adeguare il nostro paese, come in altri paesi, di una struttura nazionale che consenta di determinare l'analisi genomica in tutti i nostri pazienti. A distanza di un anno partiamo con il tumore del polmone e abbiamo in canna la tecnologia per estenderlo agli altri pazienti, non solo i tumori, ma anche il rischio di tumori. E questo ci fa molto soddisfatti.